Basta. Spesso contiamo con i numeri i femminicidi che si susseguono purtroppo, ma non sono numeri, sono persone, sono donne. Un incontro in regione a Pescara ha visto confrontarsi le associazioni del terzo settore che gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio. E la violenza è diventata più subdola, sia quella fisica, soprattutto quella psicologica. Si è discusso della nuova proposta di legge per aggiornare quella datata al 2006, nuova proposta a firma dei consiglieri regionali Quaglieri e Marcozzi. Ma cosa chiedono le associazioni alla regione? Maria Laura Di Loreto, presidente associazione Antigone. Quindi l'incontro di oggi ha come, vuole avere come momento finale l'impegno scritto come metafora, no? Di questo impegno che ci vedrà nel corso dei prossimi mesi condividendo questo percorso con la parte politica, che possa portare alla costituzione di al rammodernamento di questa legge, che ricordiamo è stata una legge antesignana nel 2006, ma che oggi è davvero vetusta e quindi sono cambiate tante cose e va rammodernata. Ed è proprio questo l'obiettivo, ci dice Sara Marcozzi, consigliere regionale di Forza Italia. Beh, io posso dire di aver preso l'impegno con i centri antiviolenza qualche anno fa. Da qualche anno mi impegno ad ogni legge di bilancio a raddoppiare i fondi destinati ai centri antiviolenza. Ho depositato una legge per istituire il reddito di libertà regionale che si affianchi a quello nazionale per implementare i fondi destinati alle donne vittime di violenza per renderle economicamente indipendenti. Ho firmato proprio in una sorta di spirito di squadra la proposta di legge di modifica della legge 31 a firma del collega Quaglieri, l'ho firmata anch'io. Sono oggi qui in presenza, io l'impegno con i centri antiviolenza l'ho preso. Quello che va detto è che dovrebbero prenderlo tutti i consiglieri regionali. La violenza sulle donne non è ormai una singola emergenza spot, ma è un problema strutturale che va affrontato con misure strutturali.